Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere cosa vorrebbe farti sapere. Questo video è valido dal momento in cui lo guardate. Farò due varianti, la prima con la sodalite, la seconda con il quarzo rosa. Quindi prendiamo una carta per la variante 1, un oracolo di apertura per la variante numero 1 della sodalite. E una carta per la variante numero 2, quarzo rosa. Eccola qua. Quindi scegliete variante numero 1, variante numero 2. E io adesso passo con la prima variante. Eccoci con la variante numero 1. Allora, vediamo prima di tutto cosa ci parla questo oracolo. Dollaro d'argento. Questa carta ci parla di prosperità, di abbondanza. Quindi potrebbe essere che, visto che andiamo a vedere cosa vorrebbe farti sapere, magari vorrebbe farti sapere anche che sei importante, nonostante forse non lo sta mostrando. Potrebbe anche indicare che per te è un periodo di abbondanza, potrebbe arrivare magari un'entrata lavorativa, un lavoro o comunque del benessere. Il numero associato è il 22. Vediamo un po', pensa alla persona che stai, alla quale vuoi sapere che cosa vorrebbe farti sapere. Quindi cosa vorrebbe farti sapere per la variante numero 1 della sodalite? Cosa vorrebbe farti sapere? Allora, vorrebbe farti sapere innanzitutto che si sente solo, si sente abbandonato, che probabilmente c'è una situazione di distacco magari tra di voi o magari c'è poco contatto, quindi che si sente un po' lasciato in disparte, sente la tua mancanza e che tra l'altro vorrebbe assolutamente avere a che fare con te, vorrebbe aggiustare le cose, vorrebbe riuscire ad avere una collaborazione, a fare un lavoro di squadra con te per riuscire a costruire qualcosa insieme, quindi lavorare insieme per la stessa situazione. Vedo che probabilmente è un po' stressata questa persona e sta cercando forse di calmarsi. Vedo le acque un po' agitate. C'è un po' di squilibrio, ecco, forse è il momento che di prendere un attimo, ha bisogno di ritrovare questo equilibrio, quindi ci va pazienza, deve far passare questo flusso di emozioni. Ok, quindi potrebbe essere anche che ci voglia del tempo prima che si arrivi a questa abbondanza. Vediamo ancora, cosa vorrebbe farti sapere? Per la variante numero 1 della sodalite, cosa vorrebbe farti sapere? Allora, fondo mazzo il sole, c'è l'8 di coppe, un 3 di denari, un asso di spade rovesciato e mi è caduto prima il re di coppe. Allora, volevo dirvi prima di tutto i segni. Allora, c'è il toro, il sagittario, il capricorno, il leone, cancro, pesci, scorpione, acquario, gemelli, bilancia, l'ariete. Ok, al momento questi sono i segni che emergono di più. Allora, cosa vorrebbe farti sapere? Innanzitutto che per te ha dei sentimenti e comunque in questo momento è in controllo delle sue emozioni. Probabilmente non è ancora riuscito ad avere una visione chiara, forse non ha ancora le idee chiare, deve ancora capire esattamente cosa vuole e quindi non ha preso una decisione. Anche se
forse ti può sembrare, vorrebbe anzi farti sapere che in realtà sta già iniziando a vedere in che modo poter approcciarsi a te, nonostante c'è stato questo allontanamento, ma è stato un allontanamento forse un po' per delusione, forse perché si pensa che non ci sia un rimedio, una soluzione, comunque un abbandono seguito a dei sentimenti, quindi non piacevole. E tra l'altro qua questo sole parla proprio di abbondanza, di felicità, ci sarà qualcosa che verrà alla luce, ci sarà una chiarezza, quindi sicuramente quello che vuole farti sapere è che riuscirete a riconciliarvi. Se nel caso non avete litigato, significa semplicemente che comunque sente la tua mancanza, quindi ti sente poco presente, vorrebbe avere un po' di più a che fare con te e forse si è un po' distaccato perché percepisce questa cosa in te. Vediamo ancora per la variante numero 1 della sodalite, cosa vorrebbe farti sapere, cosa vorrebbe dirti, cosa vorrebbe farti sapere la persona che stai pensando per la variante numero 1 della sodalite. Cosa vorrebbe farti sapere? Cosa vorrebbe farti sapere? Tra l'altro noto subito il numero 22, che c'era anche nell'oracolo. Quindi mi viene da dire che sta facendo una scelta, non ha ancora scelto. Non ha ancora le idee chiare, l'abbiamo visto anche prima. Quindi vorrebbe dirti che deve ancora prendere la sua scelta. E adesso non so se voi per caso avete a che fare a livello lavorativo, per qualcuno di voi vedo questo. Ok. E un'altra cosa mi viene da dire che in questo momento forse si sta facendo vedere come non è nella realtà. C'è la volpe, c'è astuzia, c'è furbizia, non si sta mostrando per la vera persona che è. Ecco perché vorrebbe farti sapere questo. Vediamo ancora con l'oracolo dei sentimenti, cosa vorrebbe farti sapere? Mamma mia quante, no? Prendo queste girate. Dai, mi tengo tutte queste, va bene. Sotto difatti c'è un po' di confusione, non per niente mi è volato mezzo mazzo. Nuovo inizio, progressi e ritardo. Quindi diciamo che il finale è che anche se ci sta mettendo del tempo, ci sarà una riappacificazione, ci sarà un nuovo inizio. Nel mezzo c'è perseveranza, coerenza, calma emotiva, difatti c'era la temperanza, la strategia, c'era la volpe. Allora direi che comunque in questo momento forse continuerà a stare fermo, però nonostante tutto vuole avere questa riconciliazione, o comunque questo chiarimento. Sta cercando però in questo momento di sbollire ed è una sua strategia, probabilmente farsi vedere che non gli importa, lo fa in maniera strategica. Vediamo messaggi d'amore. Cosa vorrebbe farti sapere per la variante numero 1 della sodalite? Cosa vorrebbe farti sapere? È volato un mi dispiace. Quindi mi dispiace, so che sto rischiando di perderti, non riesco ad aprirmi, sono confuso e provo gelosia e non lo ammetto. Fondo del mazzo, ricominciamo.
Allora, qua è molto chiaro il messaggio. Questa persona vuole aggiustare le cose con te, vorrebbe ricominciare, difatti abbiamo questo nuovo inizio, potrebbe tardare, ma comunque anche se aspetti da tempo non c'è problema, perché comunque la sua intenzione è quella di ricominciare, c'è il successo, c'è l'abbondanza, e questa è una sua strategia. Tra l'altro è dispiaciuto, è consapevole che sta rischiando di perderti, non riesce ad aprirsi, quindi comunque è proprio un suo problema, c'è una confusione, effettivamente con l'asso di spade rovesciato non ha ancora le idee ben chiare ed è anche geloso, ma non lo ammette, probabilmente non te l'ha mai detto o non te l'ha più detto. Vediamo il consiglio degli oracoli per te, per la prima variante della sodalite. Qual è il consiglio per la variante numero 1 della sodalite? Qual è il consiglio per la prima variante? Verità, numero 13, correggere senza giudicare, 15, ritmo, avanzamento. Qua infatti abbiamo il progresso. Ok, quindi mi viene da dire che questa situazione verrà a galla, ci sarà questa verità che emergerà. Ti consigliano comunque di correggere senza giudicare, magari di dire le cose come stanno, magari nel modo in cui si è comportato, senza però fare sentire in colpa qualcuno, semplicemente tirar fuori quello che vuoi dire, per carità, ma senza giudicare. Quindi la verità verrà a galla, quindi avrai chiarezza e ci sarà un avanzamento. Ok, vediamo le risposte dell'angelo custode, della variante numero 1 della sodalite. Con l'impegno e la sincera dedizione si possono raggiungere traguardi inimmaginabili. Quindi qua ci va impegno e dedizione. Non mollare, anche perché qua parlava di abbondanza. Fai una domanda che abbia come risposta un sì o un no. Vediamo qual è la risposta alla domanda per la variante numero 1 della sodalite. Allora, è un forse, molto forse. Oh mamma, per qualcuno è un sì e per qualcuno è un forse. Allora, se avete seguito fino qua, lasciatemi un cuoricino blu o azzurro, e se ti è piaciuto questo video lasciami un like, per chi lo fa ringrazio tantissimo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale, hai la possibilità di ricevere una domanda gratuita, puoi scrivermi su WhatsApp, su Instagram, su Facebook, per email, ci sono anche su TikTok. Io ti ringrazio per aver visto la prima variante, adesso passo alla seconda. Ciao, variante numero 2 del quarzo rosa, vediamo un po' cosa vorrebbe farti sapere. Partiamo dall'oracolo, abbiamo l'oracolo numero 22 era quello di prima, lepre della luna. Allora, questo oracolo parla proprio di fertilità, di rinascita, è simbolo proprio di rinnovamento. Ci sarà proprio una situazione che verrà rigenerata, che rinasce. Quindi potrebbe indicare che questa situazione magari può prendere di nuovo un via, se nel caso si fosse fermato. Se nel caso non fosse così, parla proprio di una situazione che va a crescere. Comunque, in ogni caso che voi siete, voi che avete scelto questa variante, parla proprio di una situazione che andrà a crescere, una situazione fertile. Ok, vediamo un po' per la variante numero 2. Pensa alla persona del tuo cuore, cosa vorrebbe farti sapere? C'è il Papa. Cosa vorrebbe farti sapere la persona che stai pensando? 3 di coppe, fante di spade, fondo mazzo c'è la morte.
Cosa vorrebbe farti sapere? Innanzitutto che vorrebbe avere una situazione stabile con te. Adesso io non so se siete relazione extra, se c'è un matrimonio alle spalle, se c'è una convivenza. Comunque potrebbe essere che vorrebbe o che deve seguire comunque delle regole nel caso fosse amanti voi, e quindi vorrebbe dirti che con te sta molto bene, ti pensa, ti guarda le storie, vedo questo, ti spia, chiede di te, è interessato a te e vorrebbe cambiare questa situazione per riuscire ad arrivare a una stabilità, quindi parliamo sempre della fertilità, o per chi non è in una relazione extra, insomma, se siete single tutti e due, parla comunque del fatto che vorrebbe ufficializzare una relazione, vorrebbe magari, vedo proprio che c'è un mutamento, vorrebbe cambiare delle situazioni, magari se ci sono stati dei litigi, insomma, mandare via tutte le energie negative, tutti gli ostacoli, tutte le cose che non portano avanti questa relazione per far sì che sfocia a qualcosa di bello. Allora, vedo adesso lo scorpione, il toro, il cancro, e l'acquario, i gemelli, la bilancia. Vediamo ancora la persona che stai pensando per la variante numero 2 del quarzo rosa. Cosa vorrebbe farti sapere? C'è un imperatore, mi è volato, recupero subito, un 4 di denari orizzontale, esattamente come questo 8 di coppe, però lo prendo il dritto, questo a rovescio, un 6 di denari e un asso di spade. Prima l'asso di spade per la variante numero 1 era capovolto. Cosa vorrebbe farti sapere? Allora, innanzitutto vorrebbe darti chiarezza, vorrebbe probabilmente, come dire, forse accorciare le distanze, vorrebbe prendere una decisione, vorrebbe fare chiarezza, vorrebbe chiarire con te. Devo dire anche che c'è molta gelosia, vorrebbe farti sapere che comunque è molto geloso di te. Sento un senso di protezione. Tra l'altro vedo che potrebbe rivelarsi magari una persona fredda con l'imperatore, magari potrebbe mostrarsi una persona che non, che magari non ha sentimenti o che non gli interessa, che è freddo. In realtà l'imperatore i sentimenti ce li ha, quindi vorrebbe dirti anche di non spaventarti magari da questa corazza che vedi, perché in realtà i sentimenti ci sono. Devo dire che c'è anche la paura di non riuscire ad affrontare delle situazioni. Lui ha paura, forse vorrebbe dirti che si può sentire debole nell'affrontare delle nuove situazioni, quindi magari se c'è una riconciliazione. È come se avesse un po' paura di affrontare il nuovo. Allora, vedo che comunque c'è la voglia di chiarire, però in questo momento è molto distaccato. Però vorrebbe anche dirti che anche se lo vedi molto distaccato, c'è molto interesse per te, ti tiene molto stretta. Qua c'è questo 4 di denari che stringe molto forte, come dire, tu sei molto importante, comunque anche se mi vedi così io ci tengo molto, e comunque c'è anche la voglia di darti quello che ti meriti, perché sembra proprio che ci sia una persona che dà di più e una dà di meno e vorrebbe riequilibrare queste cose, e quindi vedo che vorrebbe darti questa chiarezza. Allora, qua tra l'altro vedo l'ariete,
anche, quindi oltre ai segni di prima, vedo anche i pesci, lo scorpione, il capricorno e la vergine. Ok, sento anche la bilancia però. Vediamo ancora cosa vorrebbe farti sapere per la variante numero 2. Cosa vorrebbe farti sapere? Cosa vorrebbe farti sapere? Per la variante numero 2 del quarzo rosa. Ok. Allora, interessante perché anche nella variante 1 mi era uscita la volpe come fondo mazzo. Cosa vorrebbe farti sapere? Che comunque mi sembra una persona molto protettiva nei tuoi confronti, mi sembra una persona pronta a difenderti, che nonostante tutto è lì per te. Adesso in questo modo si sta comportando da astuzia, abbiamo la volpe, quindi è come se vedo che sta tenendo questo galletto per il collo fermo, come dire vabbè io ti tengo qua, però è come se fosse una mossa sua per vedere forse la tua reazione. Però insomma quello che vorrebbe dirti è che comunque è una persona presente per te, nonostante forse non lo sembra al momento, non te lo sta mostrando. Cosa vorrebbe farti sapere ancora per la variante numero 2? Difatti c'è l'inganno e la fedeltà, quindi questo significa che in realtà tutto quello che vedi non è vero, non è reale, quello che ti mostra o che ti ha detto non è vero, perché in realtà è una persona di cui ti puoi fidare, è tutta una sua messa in scena. Vediamo ancora la variante numero 2, cosa vorrebbe dirti questa persona? Cosa vorrebbe farti sapere questa persona? Perché ha scelto la seconda. Voglio andare oltre, sono disposto a cambiare. Oh, bene, 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 bene. Quindi vuole andare oltre a questa situazione, perché effettivamente la fedeltà c'è e qua parla proprio di abbondanza, di fertilità, di una situazione che in realtà può progredire. Ovviamente io la sto mettendo in ambito amoroso perché ho chiesto cosa vorrebbe farti sapere, però indica proprio in generale. Ok, allora vediamo un po' i consigli degli oracoli per te. Armonia, benessere, numero 29. E anche prima, nella prima variante c'era il numero 22, qua abbiamo 29, 29. E abbiamo come fondo mazzo il numero 19. Fuoco, trasformazione. Quindi qual è il consiglio per te? Sicuramente ci sarà questa trasformazione, questa evoluzione. Ricordiamoci che prima avevamo proprio la morte parla proprio di metamorfosi, di cambiamento, di cambio, di cambiamento. Qua c'è proprio la trasformazione, qualcosa che verrà trasformato. E col fuoco mi viene proprio da dire qualcosa che a te interessa. Adesso la sto associando al segno dei bastoni, quindi la passionalità, qualcosa che a te interessa veramente. Ci sarà questo cambiamento e troverai il benessere e l'armonia. Vediamo le risposte del tuo angelo custode per la variante numero 2 del quarzo rosa. Vai avanti con perseveranza, il traguardo è vicino. Quindi anche l'angelo custode ti dice questo. Fai una domanda che abbia come risposta un sì o un no e vediamo qual è la risposta alla domanda per la variante numero 2 del quarzo rosa. Qual è la risposta alla domanda per la variante numero 2 del quarzo rosa? Allora, è un sì. Ok, sta cambiando, non si sa ancora, questo è un forse, questa domanda neanche un forse, questo è che questa domanda non può avere una risposta. Sembrava inizialmente un sì, guarda te questa carta dell'inganno,
È così forte l'energia della persona che stai pensando che anche il mio pendolo ha avuto tentennamento, che tra l'altro stavo per dire non è un grande sì. Difatti poi era non si può avere ancora una risposta a questa domanda. Allora, se hai guardato fino qui, lasciami un cuoricino rosa. Se lo farai, ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto, lasciami un like e condividi questo video se vuoi farlo vedere a qualcuno. E se non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale e clicca anche sulla campanella per essere aggiornato sui miei nuovi video. E se ti sei un nuovo iscritto, hai una domanda gratuita che ti posso rispondere. Puoi chiedermela su WhatsApp, su Facebook, su Instagram, per email, puoi contattarmi anche su TikTok. Ti ringrazio per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.